Ce l'hai davvero un piano? Mi hai seguito fin qui, perfino nelle rovine. Pensavo ti fidassi di me. Mi fido, ma come sai che la base ha dei punti deboli? Pazienza, Varl. Lo scoprirai presto. Siamo sicuri? Siamo sicuri di ciò? Si sale. Afferra la mano. Però un attimo ho pensato che ci avesse lasciato giù. Per un attimo, eh. Quello a destra. Ma siamo sicuri che scende anche lui? Sono un po' nel dubbio. Ok, è sceso anche lui, perfetto. Io penso a quello a sinistra. Wow. Non ha fatto molto l'elemento sorpresa Varla, perché ci è rimasto un po' ad arrivarci. Cioè, ok. Fatto quasi sgamare sto Varl, altro che. Altri due, tu pensa a quello a sinistra. Forse devo lasciarlo andare in posizione forse prima. Ha fatto una mossa un po' strana, però. Laggiù. Vedi quel rifugio coperto? Li hai visti quei corruttori? Concentrati, Varl. Quel rifugio è pieno di vampa. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Io mi avvicino. Tu torna indietro. Via Sona del piano e portali da quella parte del cerchio. D'accordo. Quando crolleranno le mura, irromperò per primo dalla breccia. Ora devo soltanto fare in modo che accada. Quello problema. Questi qua hanno il manticero. Se ci riuscissi senza fare rumore sarebbe più facile. Hanno il manticero corrotto questi. Che caspita devo arrivare? Là in fondo? Se... Devo solo trovare una visuale su quella vampa e colpirla. Ok, in qualche modo sono passato, eh.
Posso cavarmela. Sono stanco. Questo mi è arrivato in faccia. Cos'è stato? Una macchina mi ha quasi strappato un braccio. Ora ci aiuteranno. Dai, su, quanto ci mette a levarsi? Da qui dovrei riuscire a colpire la vampa. Mi stanno ancora cercando. Ulla. Ecco il mandrione, sono in quattro! No dai, sono più di quattro. Inizia la battaglia finale, gente! Quanta gente che c'è qui in mezzo. È un solo modo per uscirne. Combatti. Salto sopra la testa e li azzappo tutti. Manticero segue me. Cosa vuole sto manticero da me? Sbagliato. Mille volte il manticero non si fa un cazzo. Scusa. Perché è corrotto? Sì, mezza vita. Sposta prima che esploda. Mi
Non vedo niente, aiuto! Castro! Il matticcio corrotto era bello grosso, eh? È qui! Oh! Senza il manticcio non fanno più niente sti qua. Chi è rimasto qua? Ah, è in mezzo qua. Siete tutti uguali voi, mannaggia. Ma chi stanno sparando poi? Caspita. Madre, osserva la nostra vittoria. Questo debito è stato ripagato. Ricordate questo giorno, audaci Nora. Dalle labbra alle orecchie della dea. Sì, ricordatelo. Sì, uomini, uomini! Ce l'abbiamo fatta! Prepariamoci a lasciare questo posto. Lasciate lance e frecce a riposare nei corpi dei caduti. Sono maledetti come queste rovine. In realtà ho fatto tutto io per uccidere il manticero. È fatta. Non uccideranno più. Per la madre. Devo trovare Olin e scoprire che cosa ha battuto. E chi sono gli assassini. E come mi hanno visto tramite il suo focus. Tu non tornerai indietro con noi, vero? No, non penso. Sono contenta che tu abbia avuto quello che cercavi, Varl. Ma io no. Non ancora. Ehi, lo so che devi andare. Sei una cercatrice, in fondo. Ma se mai dovessi ripassare da queste parti... Che cosa? Sarà bello rivederti, tutto qui. Credo che ci raggrupperemo a Corona della Madre. Ti incontrerò lì? Forse sì. Ci vediamo. Forse. Sei una guerriera forse capace, sì, Aloy. Rost ti ha insegnato bene. Tu lo conoscevi? Molto tempo fa. È abbastanza da sapere che fosse un bravo uomo. E perché l'hanno esiliato? Quale crimine ha commesso? Vorrei potertelo dire. Ma solo le alte matriarche conoscono la storia. Sì, lo so. Beh, ora dovrei andare. Grazie, Aloy. Che la madre benedica i tuoi viaggi. Ovunque ti porteranno. Grazie, grazie. Manticcero è molto resistente, quello corrotto all'elettricità. Mi ha veramente, ma veramente stupito. Ma veramente molto stupito. Prima di raggiungere alle porte, vediamo cosa c'è di interessante qua. Zona corrotta, nuova zona corrotta. Sono i rinoceronti questi. Rinoceronti, i bue muschiati. Non posso colpirli sti qua, perché? Ferrariete. Mi seguono subito e attaccano in gruppo. Ok. Sabato di vampa e le corna. Posso colpirle da dietro. Muay Thai. Ok.
shottato. Wait. What? Renderà le cose più semplici. Esplodere o no? Che caspita mi è arrivato in faccia. Quel manticero. Dai, quanto veloce è? Sì, sono saltato pure in aria io. Porca vacca, sta zona. Questi quasi mi shottavano. Sti test. Che ho tirato là in fondo? Mamma mia, oh. Oh, quante risorse ho dovuto usare per scontrarmi qua. È rimasto il nostro ultimo amico lì, eh. Mi sono fatta notare. Niente, è rimasto bloccato. In qualche modo è rimasto bloccato lì fermo. E io dico, a me va bene. Non mica dico di no, Mica dico di no io. Devo chiamare a prendere la cena. Niente, tica masala. Ti do 18 minuti per pulire. Do. E che era una reference ai Simpson, tipo. Tour dell'Apocino, giorno 5.
I Grey Swarms hanno aperto per i Tartosmash la sera della overdose. O così diceva il verbale della polizia. Avevo 15 anni. Quando mi sono svegliato in ospedale due giorni dopo, la tua faccia è stata la prima cosa che ho visto. E finisce così, scusa. Perché è sbucata ancora un'altra missione? Perché le difette... Capoguerra Sona, stai rinforzando Corona della Madre? Se i Nora dovessero affrontare un altro attacco, vanno rafforzate le difese. Ma non è un tuo problema, tu non sei ai miei ordini. Ma posso aiutare, Capoguerra? Molto bene, servono dei cornaguzze, hanno l'acqua gelida e le loro lenti possono essere utili. Ho già cacciato dei cornaguzze, dovrai avere le parti che cerchi. Non mi sorprende, te ne sono grata. E alle torri di guardia servono frecce segnalatrici. Portale alla torre di Orna, a sud. Per favore. Per favore, oh! È la prima che chiede per favore, eh? È la prima che chiede per favore, vai a fare delle robe. Ehi, là, un bel tacchino! Ciao, amico. Nutriente. Un bel tacchino disperso. Consigliamo queste frecce, poi direi di andare a porta della madre o a fare la cercatrice alla porta. Vediamo qua, parkour. What the fuck? Era trappolozza, era dall'altra parte. Questi qua si devono andare a arrampicarsi fino sopra le montagne. Tu sei Orn? Non sei un po' giovane per fare la sentinella? Puoi parlare? Sì. Il capoguerra mi ha chiesto di portarti queste frecce. Invia un segnale se avvisti qualcosa di sospetto, va bene? Lo so, sono giovane, mica stupido. Ha ragione. Se tornassero... Stai attento. Scendere è la parte migliore. Torna da Sona, arrampicato sulla torre di guardia. Quel senso lì sopra. Caspita, sei andata a infilare. Qui avere delle normali scale, no, vero? Qua, le normali scale. Non servono a nulla. Però è bellissimo però ste cose. Caspita, mi metterò anch'io a far parkour. Hai portato le frecce a Orn? Sì, spero solo che non dovrà mai farne uso. Lo spero anch'io. Chi è assetato di sangue non è un buon capoguerra. Per ora mi aspetto solo che i nostri audaci siano pronti. Grazie per l'aiuto. Tutto qua. Se la madre ci metterà ancora alla prova, noi non ci piegheremo. Tutto qua. Avanti indietro dobbiamo fare adesso. Siamo solo a metà strada da arrivare tutto dall'altra parte. Oh, uff. Qua ce n'è di strada da fare.